un Fabio Fossati radioso dopo aver commentato questa stupenda partita. E a te lo l'arduo onore. Ascolta, io c'ho qualche problema di vista, no? Però mi sembra che il primo sia il migliore della lista. Cosa dire di Lee Moore a Oscar? Assolutamente 10, ma non perché è per quello che ha fatto, perché è stato quello che ha interpretato meglio questa partita. Cioè, questa era una partita dove bisognava spaccare la difesa e lui l'ha spaccata continuamente. E credo che, sai, quando un giocatore con queste caratteristiche sicuramente hai un'arma incredibile. Magari in certe partite non è così utile, ma oggi sicuramente è la miglior partita. 10 assolutamente. 28 punti, 28 punti. 10 da 2, 80%. E tra l'altro solo nell'ultimo quarto mi sembra che è partito da 12, quindi ne ha fatti 16. Dario Hunt. È un altro Dario Hunt, secondo me non sullo stesso livello di Lee Moore, ma quasi vicino, nel senso che è devastante proprio a rimbalzo e soprattutto quando gli danno la palla in post basso nessuno poteva marcarlo, nessun giocatore di Venezia. Lasciami dire 22 punti con 10 su 11 da 2. Per cui se questo allora, giocatore scusate, avesse... interrompo, se sapesse tirare i tiri liberi... Ma non giocherebbe a Brescia. Ah, ok, va bene. Non giocherebbe a Brescia, io penso che comunque diciamo... 9 tutta la vita. Comunque mi offro per insegnarmi nel caso. 9 tutta la vita, assolutamente. Luca Vitali. Luca Vitali insomma è il playmaker, nel senso che qua è sempre difficile perché dice ma come se gli dai 7, gli dai 7 Luca Vitali. Non ha fatto niente, però a un certo punto lui è stato anche quello che ha messo delle bombe importanti e io credo che adesso gli allenatori avversari devono stare un po' attenti a battezzarlo, perché questo qui ha preso fiducia sicuramente, per cui 8 Luca. 6 assist per lui, 6 assist anche per il Bravo. E poi abbiamo Marcus Lee. Qui secondo me il discorso è un po' complicato, nel senso che ovviamente quando tu parli di Landry pensi all'MVP, però è un giocatore che in questo momento qui è nel meccanismo di questa squadra e ovviamente non è più determinante come poteva essere nel passato, un 6 di stima. Benjamin Horner. Esordiente, 5 minuti, ha fatto quello che doveva fare, catapultato in un modo completamente diverso contro la sua ex squadra, sicuramente aveva una grandissima motivazione, io penso che un 6 ci sta tutto. Michele Vitali. Michele Vitali non è il Vitali che siamo abituati a conoscere dall'inizio, però secondo me lui si sta impegnando tantissimo dal punto di vista difensivo, sta facendo un grandissimo lavoro, probabilmente perde molta energia anche da quel punto di vista lì. 6 e mezzo. David Moss è il capitano come sempre, poi lui rientra e ne dà energia, sembra sempre molto nervoso in questi falli che fa, però insomma è un giocatore fondamentale per questa squadra. 7. Brian Sacchetti. Usato poco, però quando c'è stato il break decisivo lui era in campo, per cui 6 e mezzo. E infine Franco Busciani. Cosa dire? Io mi prendo la paternità di averlo chiamato per la prima volta il Cobra. Effettivamente lui di quei morsi che lascia il veleno, perché ha fatto a un certo punto di tutto, è stato quello che ho capito subito e che doveva penetrare assolutamente dall'8 al 9. Concordo, ha ribaltato la partita praticamente. Ha ribaltato la partita, sì. Perché eravamo in difficoltà, è entrato lui a ribaltare la partita. Niente, io vi ringrazio e chiudo le immagini. È stato un 2017 radioso, cosa dire? Ci rivediamo il 2 di gennaio e grazie.